Fuori Fiorillo, Campagnaro, Canutè, Capone e Melegoni. Macin dal primo minuto. In attacco Monachello in vantaggio sul rientrante Antonucci. Nel tridente completato da Marras e Mancuso. Per il resto stesso 11 che ha battuto con fatica il Carpi. Attesissimo il match del Bentegodi. In via Verona, nella storia, eufemisticamente pochissime gioie. Una sola in termini di vittorie. 26 agosto 2011, quando nelle immagini il Pescara di Zeman si impose grazie a questo gol di Ciro Immobile, perfettamente assistito da Zanon, e all'autorete di Ceccarelli, che nel finale riuscì ad accorciare le distanze. La prima tappa di una cavalcata entusiasmante, un solo reduce, Antonio Balzano, che in quella partita subentrò nella ripresa a Filippo Petterini. Dunque nuovo incrocio in casa Hellas dopo 7 anni. Rispetto alle potenzialità, Verona in palese ritardo, sesto posto, 22 punti meno 4 dal Pescara, riposo già osservato. A Benevento nell'ultimo turno la rinascita dopo un periodo fortemente negativo, appena 2 punti in 4 incontri, pillon. Senta mister, lei ha parlato prima delle caratteristiche del Verona, effettivamente fa molto palleggio, molto possesso palla. Bisogna stare attenti agli strappi dei due esterni, soprattutto di Matos. Hai detto bene perché loro hanno Matos a destra, che è molto bravo nell'uno contro uno, c'ha veramente questi strappi che capovolgono la partita. Poi c'è anche Ragusa, che è un ex qui, che anche lui come velocità non è male. C'ha questo lì che è un rapidino, veloce. Insomma, giocatori ce n'hanno che possono far bene, però poi dipende da noi. Scaligeri privi dell'ex Crescenzi e dello squalificato Balkovec, dunque senza terzini titolari. Probabile formazione 4-3-3, Silvestri tre pali, Almici, Marrone, Davidovic, Empereur a comporre il reparto arretrato. Danzi, Gustafsson e Zaccagni a centrocampo. Davanti Matos e l'ex Antonino Ragusa, preferito lì, a supporto di Carmine. Così Fabio Grosso. Sono nato a Roma, ma ho vissuto tutta la mia infanzia a Pescara. Ci trascorro le vacanze estive. Poi da 8 anni con la mia famiglia non vivo più a Pescara, ma abbiamo deciso di rimanere a vivere a Torino, dove mi sono fermato da giocatore. E ovviamente conosco tanta gente, non c'è da rinnegare niente, perché sono stato benissimo e sto benissimo a Pescara con gli amici che ho di sempre, perché avendo trascorso tutta la mia infanzia lì ho ancora un grande gruppo di amici. Ho tanta voglia, ripeto, rispettando tantissimo le qualità degli avversari, perché sono stati in grado di fare fino adesso un grandissimo percorso, però ho tanta voglia di ottenere i 3 punti con i miei ragazzi per continuare quello che abbiamo intrapreso nella partita di Benevento. Mi aspetto che partiranno forte, che ci vorranno aggredire, che vorranno fare la partita come sempre ha cercato di fare. Se fosse così non sarebbe male, no? Quando viene attaccato il Pescara poi nelle ripartenze può fare molto male. Quando abbiamo la profondità, noi siamo una squadra che aggredisce molto bene la profondità. Ultimamente la profondità ve l'hanno concessa in pochi, insomma. Quindi. Cominciano a studiarci anche. Penso che tutti noi se allenatori guardiamo l'avversario, ci studiamo, vediamo i punti. Cioè, il calcio ormai è evoluto da parte di tutti gli allenatori.